Benvenuti ragazzi, siamo i Brothers on PC, ovvero Binx e Ricky, e oggi siamo qua con questa, diciamo, meravigliosa intervista che ci hanno concesso lo staff di Videogiochi Italia, e io andrei a presentarli. Con me c'è Kane Salve ragazzi. e anche Platinum X Fury, che sono, diciamo, le teste portanti appunto di Videogiochi Italia. E io inizierei subito con le domande. E partirei con la prima e vi chiederei perché avete deciso di creare un community channel e peraltro primo in Italia? Allora, l'idea è innanzitutto scaturita più che altro dalla fusione delle nostre menti, mia e di Platinum. Proprio perché pensavamo di sulla falsa riga di Machinima americana iniziare una specie di tributo, versione italiana e completamente localizzata in italiano del suddetto canale. Quindi privilegiando i video cosiddetti Machinima o cortometraggi realizzati con il motore grafico di un videogioco, a differenza del il resto dei video che poteva essere gameplay, poteva essere recensioni, poteva essere trailer, eccetera. Ma non è andato tutto così, penso. Lascio la parola a Platinum. No, perché diciamo che essendo anche i primi a voler provare con questo progetto, subito è stata un po' dura, anche se la risposta iniziale, diciamo, c'è stata. Non ovviamente a mille come può essere il canale Machinima vero e proprio, però anche se c'è stato un buon inizio, poi c'è stata una discreta crescita e poi vabbè, abbiamo inciampato con il primo canale, abbiamo dovuto rifondarlo e nel frattempo abbiamo perso un po' di audience, forse prezioso, quello che ci mancava un po' per fare il salto di qualità definitivo, diciamo. È E per questo anche che adesso, siamo passati no, no, da scusa. canale Machinima più a canale community, ecco, a caricare produzioni altrui, a caricare un po' di tutto e a favorire, diciamo, la varietà dei video rispetto ai soli Machinima. Questo è ciò. Ecco, passiamo alla seconda domanda, ed è: secondo voi imporre standard qualitativi nei video ha dato un freno comunque all'avanzare della community? Allora, qua magari vado io che Penso. Sì, non so, ho Platinum scritto un è po' più più esperto. su questa cosa di questi standard minimi, soprattutto da novembre scorso che ho voluto riformare un po'. Diciamo, è vero che con gli standard minimi magari si rischia di escludere alcuni che magari non potendo rispettarli per qualsiasi ragione può risultare penalizzato, però si dà anche più visibilità a quelle persone che altrimenti con il loro canale, anche se noi non siamo, non eravamo comunque eccezionali come visualizzazioni, insomma, però mettevano comunque diciamo, l'autore dei video davanti a un pubblico sicuramente più grande di quello del suo piccolo canale, come se, ad esempio se l'avesse appena fondato, non ha più possibilità di sapere se è seguito, se deve continuare a faticare per fare quello che fa su YouTube o se deve mollare il tutto lì. Quindi diciamo che secondo me questi standard minimi poi sono anche un incentivo per migliorare. Poi logicamente non potranno essere oggettivi al 100% perché sempre stati fatti da noi non siamo infallibili, però un Sì. incentivo al miglioramento c'è di sicuro. Esatto, dico che scremando i video, almeno facendole vedere a due persone che comunque hanno traffic su internet da un po' di anni, può avere un suo fattore positivo sulla pubblicazione dei video. È ovvio che sarebbe meglio creare una specie di pubblico IA specializzata nella votazione dei vari video e sul caricamento. Dovremmo aspettare ancora un po' di crescere prima di introdurre altre persone a giudicare video, però penso. Sì, sicuramente. Ok, quindi diciamo che riallacciandoci alla prima domanda, io vorrei chiedervi il motivo per cui avete chiuso il primo canale appunto di Videogiochi Italia. Tasto Data dolente. proprio. Sì, un colpo al cuore, perché Improvviso. nell'epoca, diciamo, sì, al primo anno di vita del nostro canale, del nostro progetto, anzi, vi è stato l'introduzione di nuove misure di protezione da parte di YouTube nei confronti del copyright e del materiale protetto sui videogiochi. In primis, questo è servito praticamente solo ai trailer o alle Gameplay esclusivi, sì. sezioni di gameplay esclusivi o cutscene specifiche dei giochi, fino ad arrivare, come abbiamo visto con GTA 4, che ha causato il nostro spavento. E quindi il successivo cambio e chiusura del primo canale,
proprio a causa di GTA 4, questo gioco della Rockstar, che non immaginavamo proprio per te, nonostante sia stato il primo di una lunga serie. Praticamente quello che è successo velocemente che hanno rilasciato l'esclusiva del gameplay di GTA 4 solo su un canale, che credo fosse GTA Series, eliminando tutti gli altri su YouTube, però contrassegnandoli con una violazione copyright, una cosa pesante, che influisce sul tuo canale, sulla possibilità di diventare partner e quindi crollare tutto poi. Ed invece per quello che riguarda VGI Reloaded, insomma, diteci che fine ha fatto. Dato che all'improvviso, così dal nulla, è sorta la possibilità di far nascere il canale che avevamo chiuso, Videogiochi Italia con 2i, il nuovo canale Videogiochi Italia, vivevamo il sogno della partnership. Ha una specie di questo background in più per spiegare meglio la risposta alla tua domanda. E Esatto. quindi, passando a Videogiochi Italia con una sola i, inseguendo il sogno della partner di Machinima, abbiamo cercato di evitare appunto le violazioni di copyright. Questo non è stato proprio l'obiettivo che abbiamo raggiunto, e tra terze parti e una violazione di copyright eravamo di nuovo in stallo. Cosa abbiamo fatto? Creando VG Reloaded abbiamo provato a raggiungere di nuovo il sogno della partnership, o meglio, il sogno Machinima, e quindi prevalentemente di produzioni cortometraggi sui videogiochi, ma all'improvviso è stata offerta la possibilità di redimerci, tra virgolette, dagli errori e dalle violazioni di copyright di Videogiochi Italia con una I. Abbiamo quindi abbandonato planamente VG Reloaded e stiamo piano piano trasportando l'elemento Machinima di VG Reloaded di nuovo su Videogiochi Italia con una I. E quindi non chiamo così più video su VG Reloaded. Anzi, Sì, proprio non cerchiamo preso di... in giro, però anche la partnership su Videogiochi Italia è stato ancora una volta un evento così quasi casuale, non ce l'aspettavamo. Ok, Quindi siamo io tornati indietro. adesso passerei ad analizzare appunto, diciamo, chi ha fatto nascere Videogiochi Italia. Quindi non tutti sanno che Lupo, alcuni lo conoscono come Maso, e adesso conosciuto come Aprite gli Occhi Su, faceva parte appunto del vostro staff. E per poi dopo andarsene e mettersi in proprio. Io vi chiederei com'è che l'avete presa questa, diciamo, scomparsa di Lupo dal vostro staff? Come prima cosa specifico che Maso Ale, alias Lupo, alias Aprite gli Occhi Su, non ha propriamente fondato assieme a noi Videogiochi Italia, ma si è unito quasi dopo la fondazione e quindi ha portato, oltre che molte delle caratteristiche benevole e positive del nostro canale, anche proprio novità e carisma. Il carisma di VG in parte è dovuto a Maso Ale. Per noi non è propriamente un abbandono. Maso Ale, oltre ad avere molti impegni ed essendo anche, tra virgolette, molto richiesto, è stato quasi una sua gentilezza lavorare o comunque passare del tempo con noi e facendoci scoprire al meglio i trucchi e retroscena nei videogiochi. È un grande amico e siamo in contatto e spesso e volentieri creeremo collaborazioni, ma non credo proprio che dobbiamo sentirci in colpa per aver perso Masuale, anzi, lo guadagniamo ogni giorno, Maso, sentendolo molto spesso. E poi assolutamente nessun rancore, cioè, anzi, pensiamo noi che dovremmo qualcosa a lui a questo punto. Invece adesso, ecco, vi chiedo di esporre i vostri pensieri riguardo COD Battlefield, ma soprattutto esponete le vostre opinioni riguardo alla commercializzazione dei videogames. Andiamo sul Faccio mainstream. partire Platinum, sì, faccio partire Platinum perché lui è l'uomo degli sparatutto. Io mi Adesso. ritiro, mi accuccio. Vabbè, su Code diciamo non sarò molto originale, anche perché è un pensiero che ormai si sta integrando anche su YouTube, ormai quasi tutti, anche se ci sono ancora commentari su Code molto convinti. Ormai si sta diffondendo l'idea che sta ormai di roba già passata, già vista, stravista. Cioè, io questa idea ce l'ho già da un po', anche se, cioè, lo ammetto anch'io, 2 anni fa ho comprato Black Ops, quindi diciamo accuso, però mi sento anche un bersaglio per questo. Però, cioè, che non ci sia nulla di nuovo l'ha dimostrato ancora una volta poi Modern Warfare 3, che
Secondo me è stato proprio eclatante lì, proprio una cosa, boh, Il veramente flop degli indecente. FPS. Flop, però ha venduto tantissimo comunque. Magari ha deluso fan di vecchia data dopo l'uscita, però si doveva già intuire questa cosa, che comunque non avrebbe portato nulla di nuovo. Passando a Battlefield invece, con Battlefield 3... Insomma, il titolo non si può negare che sia bello, che sia, insomma, che ci sia stato un miglioramento dal titolo precedente. Soprattutto, beh, quello che si è notato subito, il motore grafico, tra Frostbite 2, grafica, fisica, insomma, lì siamo proprio a livelli molto alti. Ma comunque, credo che, diciamo, tenere Call of Duty o Battlefield soli sulla scena degli FPS sia comunque sbagliato, cioè bisogna lasciare spazio anche ad altri titoli, tantissimi altri FPS, per non parlare poi di tutti gli altri generi di videogiochi che si possono trovare oggi, perché diciamo in questa società si valorizza più quello che si vende rispetto a quello che è poi un videogioco, anche perché poi gli sviluppatori, se non vendono, non hanno più poi i soldi per continuare molte volte. Sì, ho un pensiero molto simile e essendo più che altro io legato al campo degli strategici, rimango dell'opinione che la ventata di aria fresca che ha portato Call of Duty era originata solo dal primo, dal secondo e dal quarto titolo, che sarebbe appunto Modern Warfare il primo. E, dal punto di vista cinematico e dal punto di vista di multiplayer nei videogiochi, soprattutto in prima persona. Mentre Battlefield è sempre un campione scellerato nella modalità che per eccellenza appoggiava Battlefield 2, ovvero la modalità multiplayer deathmatch o comunque conquista, qualsiasi altra cosa, con veicoli e con mappe molto grosse, che per fortuna pare sia stata tramandata su Battlefield 3, ma con qualche cambiamento che tuttavia fa risultare più un titolo nuovo, ecco, secondo la mia opinione. E quindi conviene guardare piuttosto ai giochi che portano novità, anche indie, anche con un aspetto fico oppure a livello di tecnico comunque inferiore, ma dal punto di vista contenutistico o più innovativo o comunque che ci faccia sempre divertire, ecco. Ok, adesso invece una domanda, diciamo, veloce, abbastanza semplice. Vorrei chiedervi se prenderete mai in considerazione l'idea di inserire altre persone nel vostro team, appunto, di Videogiochi Italia. Ma attualmente direi di no, non abbiamo proprio in considerazione di aggiungere altre persone. Al momento Il no, no. tempo ci dirà se potrà essere conveniente o comunque potremo aprirci a, oltre alle collaborazioni, a una maggiore gestione, ad un aiuto alla gestione di Videogiochi Italia. Sì, voi nella vostra domanda intendevate la gestione vera e propria, proprio il Sì, canale sì. che gestisce. Sì, Sì, ok. gestione del canale o comunque pubblicazione dei video, organizzazione, cose varie, Sì, ok. ecco. Crediamo di no, crediamo di no. Invece adesso passiamo ad una domanda, ecco, pungente, come l'avete definita anche voi, ovvero voi comunque staff di VGI avete fatto diventare davvero molto famosi certi YouTubers, invece adesso da che ottica li vedete? Specifico che forse noi che abbiamo fatto diventare famosi loro è proprio un po' troppo spinto, ecco. Più che altro abbiamo visto nascere e passare da noi alcune grandi menti o comunque grandi giocatori, Gli abbiamo dato una spinta, come insomma. possono essere Albio, Milagodo, ma ribadisco, la Tanti altri, spinta ci sono non tantissimi. è il crearsi da soli. Penso che comunque anche loro hanno avuto la loro dote, abilità per costruirsi. Ma la nostra spinta potrebbe essere stata, ecco, quella piccola scintilla che magari li ha fatti accendere. Perché no? Io dico che non sono un grande fan dei commentary, sono molti dittatori che magari passano sui nostri, sul nostro, sono passati nel nostro progetto. Ma grandi machine maker che noi inizialmente volevamo vedere dalla community italiana, ancora oggi non si vedono. O comunque quei pochi che c'erano paiono morti. Bilancio tragico. Vabbè, cioè, non è per condannare i commentari, sono un modo diverso per esprimersi su un video su YouTube, eh. Nulla da togliere.
Più che altro è limitarsi a quello che noi volevamo un po' superare. No, la domanda diciamo Quello che che era ci un tocca. po' come vedere, che ne so, un genitore cresce un figlio, poi lo vede cresciuto e dice: è stato anche merito mio, sei arrivato lì. Questa era la domanda, nel senso, se era, Sì, diciamo, essere un guarda. po' orgogliosi, un po'. No, ribadisco, secondo me i figli che volevamo vedere, ecco, sarebbero stati dei machine maker. Sono passati altre persone, altri YouTubers che sono diventati famosi. Io non mi sento, ecco, proprio di averli allevati. Anzi, secondo me Cioè, sono loro che si sono formati sì, molto, ma la un padre nostra forse è spinta un magari ha po' aiutato. eccessivo, però sì, per la spinta sono d'accordo anch'io. Ok, Ecco tutto. passiamo a anche qui una domanda abbastanza veloce. Qual è la vostra piattaforma preferita? Nel senso, se siete dei giocatori di console, PC come noi, immagino PC, però. Risposta unanime qua, eh. Invasati a vita col PC, nettamente. Concordo. Anche perché gli strategici, il mio genere preferito, è proprio nato su PC, sarà su PC e io sono zelota fino alla fine, invasato. Insomma, se vogliamo dare delle motivazioni un pochino più tecniche, beh, il computer comunque rimane sempre, possiamo definirla, una sorta di grande madre di tutte le altre console alla fine. Ed è poi quella che alla fine rimane la più forte, cioè, anche se ci può essere l'inghippo di dover aggiornare l'hardware oppure di doverlo cambiare dopo un po', rimane comunque sicuramente la migliore. Parliamo invece adesso di un altro grande progetto che lo staff di VGI aveva in mente mo molto tempo fa e adesso però se ne sono perse le tracce. E quindi, appunto, parlateci un secondo del progetto della mod di Skyrim. E qua Mia direi colpa! che, Inizi. ecco. Inizio Beh, ecco un così pochino mio. perché no, riguarda prevalentemente me. Tra diciamo le fantasie natalizie e l'uscita di Skyrim e una mia grande passione per il libro di Ken Follett, I Pilastri della Terra, mi è nato il progetto di questa grande mod Total Conversion per Skyrim. L'idea c'era, le basi c'erano, e abbastanza numerosi sono state anche le richieste di aiuto e comunque di supporto nei nostri confronti per la mod, dal pubblico italiano che da quello nero, dato che la mod era in progetto per essere emulingua. Dove è stato il grande scivolone? Nel credere che una mod possa essere sviluppata facilmente, in poco tempo e con, diciamo, qualsiasi mezzo a propria disposizione. Proprio perché credendo ingenuamente di riuscire a gestire una community di una mod partendo da esperienza zero, ho erroneamente lasciato la community ad un certo punto andare per se stessa, senza sapere che direttive dare. Ed è proprio a causa che con l'arrivo della partnership di VG ho chiesto di fermare, frizzare lo sviluppo della mod per dedicarci appunto di nuovo ai video e meno a questo progetto. Sebbene in futuro potrebbe essere, che ne so, un'ottima implementazione per un possibile The Elder Scrolls 6, perché no? A me piacerebbe vedere alla fine dei conti, magari con più esperienza, questa mod completata. Che già c'era ai tempi di Oblivion, l'idea. Vero, vero. L'idea Avevo già in mente di embrionale, sì, iniziarla. era con Oblivion. Poi, beh, tra ovviamente impegni che c'erano, e poi per il fatto che Skyrim ormai era già stato annunciato, per evitare di fare una mod su un gioco che non dico sarebbe morto perché c'è ancora tantissima gente che gioca Oblivion, però comunque sarebbe passato in secondo piano, abbiamo deciso di posticipare su Skyrim. E poi, beh, è andata come aveva detto Kane. Ok, quindi per quello che riguarda la vostra serie più famosa, ovvero quella di DayZ, cosa avete intenzione di farne? La continuerete? Farete una seconda stagione? E se è così, farete anche altri episodi su altre mod di Arma 2? Dal punto di vista di registrazioni, siamo sicuri che questa serie terminerà con 11ª puntata, con si spera di ospiti. Abbiamo chiesto a numerose persone di partecipare, ci hanno dato precedentemente il consenso, ma aspettiamo appunto la conferma, più che il consenso, di alcuni ospiti, tra cui Azzotto,
SP Giochi e Yotobi. Speriamo bene che riescano tutti a unirsi a questo grande finale della prima serie, che conterà uno split screen inoltre, così come magari grandi celebrità o comunque altri giocatori ci raggiungeranno nella seconda serie che abbiamo in mente di lanciare a settembre, quando la Desi magari sarà un po' più fissata. E non so se Obi e Xaldir si aspettano anche loro qualcosa dalla nuova serie o dall'ultima puntata. Ma parlo io, Obi? Vai. Ok. Certo. Beh, diciamo che per quanto riguarda la mod in sé, un po' di partecipazione già la stiamo avendo, anche se essendo una mod in alfa già la comunità italiana si sta un po' sviluppando, anche se è ancora in fase embrionale, sia lato community c'è anche lato server, visto che è un server italiano lo vediamo col binocolo. Parte questo ci sarebbe anche, si spera, sempre ancora di più partecipazione, perché non fa mai male. Che dire. Vabbè, a parte faccio schifo con le interviste. Beh sì, speriamo dai che con diciamo lo sviluppo della DayZ, o comunque con l'uscita appunto di nuovi titoli ispirati alla DayZ, come abbiamo visto The War Z, mi pare si chiami, magari potrebbe uscirci una serie parallela sul gioco, sui giochi nuovi, sempre sulla falsa riga di DayZ. Beh, non c'era molto da dire su questo punto di vista. Però vabbè. Invece adesso parlateci un secondo di cosa ne pensate, ecco, della comunità italiana in generale. Parto io? Vai Plati. Ok. Allora, secondo me, prima cosa da dire della comunità italiana è che, non so se è legato anche ad altri aspetti negativi dell'Italia, non lo so. Secondo me è molto arretrata. Lo si può vedere, ad esempio, per quanto riguarda YouTube, lo si vede nei video che vengono pubblicati. Diciamo l'80, se non il 90% dei canali emergenti partono con i commentary casuali, insomma, non si cimentano in qualcosa di più spesso, diciamo, come potesse essere anche simile a un commentary, ma ad esempio una guida, una cosa un po' più approfondita, oppure quello che speriamo anche noi, un machinima magari, o un montaggio, diciamo, anche più elaborato. Chissà, magari ci arriveremo entro non troppo tempo, spera. Comunque, secondo me bisogna sviluppare un pochino più di innovazione in questi campi e fare video un po' più vari. Come dicevo prima, non limitarsi sempre alla solita cosa, sempre al solito gioco, alla solita tipologia di video, un discorso del genere, insomma. Ecco, poi sicuramente anche nella comunità italiana il successo arriva in molto più tempo rispetto, che ne so, una comunità qualsiasi, come cito quella degli Stati Uniti, cioè uno crea un canale e appena ci mette un po' di impegno gli iscritti arrivano subito. Da noi invece è molto più... Vero. Forse c'è anche un po' di disinteresse legato a questo, magari tende a seguire sempre le stesse persone, anche se fanno video belli, cioè, si seguono pure, però magari i canali esordienti si lasciano un po' in secondo piano, Sì, sono d'accordo, c'è meno ricerca del talento secondo me in Italia, nel senso che preferisce avere un modello fisso appena la community italiana non è più ramificata e si trovano filoni, diciamo, centrali. La maggior parte di coloro che seguono la community si focalizzano da una sola parte e a volte vedono persino con occhi malevoli le altre. Sarebbe più giusto vedere il progetto di una community italiana nascente, che è stata appunto quella di Jimba Network, ovvero unire questi due focolai, questi due enormi falò, per creare qualcosa di ancora più grosso e magari ancora più centralizzato dal punto di vista italiano, che, come in parte abbiamo fatto noi, favorisce anche la nascita dei denti. Quindi trovo che se vi sono delle idee unificatrici della community italiana e tuttavia lasciano spazio ai talenti nascenti, sarebbe la cosa più giusta, la cosa più buona che posso vedere per la crescita della comunità italiana. Ok, siamo giunti, diciamo, non è proprio una domanda, però l'ultima parte, anche questa è abbastanza interessante, che sono dei messaggi, delle domande dirette che facciamo a voi, a cui
voi le risposte le darete ai vostri, nostri utenti e a tutti quelli che seguiranno questo video. Che cosa direste a tutte quelle persone che pensano che COD sia un gioco da pro? Vai Platinum. Devo andare io? Ok. Allora, gioco da pro, oddio, dipende anche cosa si intende con abilità, però non credo che al di là di fare solo una gran quantità di uccisioni con mira assistita, con tutte le... con tutti i bonus che hai su COD sia poi una gran cosa, insomma. È molto... molto arcade, che poi, insomma, è anche fin non troppo facile. Non sono totalmente d'accordo, dire la verità. Che penso che in qualsiasi gioco si può raggiungere il livello di gioco professionale. Il punto è che non tutti possono definirsi dei pro gamer, soprattutto coloro che non sono in... una squadra di giocatori professionali che appunto guadagnano e lavorano nei tornei dei suddetti giochi quali COD. E quindi penso che COD potrebbe essere un gioco adatto al pro gaming, perché quello che vediamo tutti i giorni magari sui nostri canali non è esattamente pro gaming. Anche perché a molti sfugge che cosa significa essere veramente un pro gamer, quindi... cioè il vero significato della parola, cioè significa guadagnare giocando, e lo diciamo lo intendono in un modo che non è realmente quello che è, cioè tutte le cose legate alle sport, tutte queste cose qui. Sì, comunque effettivamente è vero, sì. Anche perché COD comunque le modalità per giocare in modi diversi te le offre, e poi il senso comune, il voler giocare alla buona, come giocano tutti, che poi ti induce a ridurlo a quello che crediamo che è oggi COD. Ok, che consigli dareste a dei commentatori emergenti? Cioè anche in parte quelli che vedete voi sul vostro canale? Ma, vai Plat. Io direi, intanto, cioè, allora, fare un commento sia effettivamente qualcosa da dire. Quello secondo me è essenziale. Cioè, non farlo giusto per fare un video così, per pubblicare un video al giorno, perché così non ti distingui poi in qualità, cioè rischi di fare un grande ammasso di video ma poi non dire praticamente nulla. E poi anche di pianificarsi, anche semplicemente, che ne so, prendi un foglietto di carta e ti fai una scaletta di quello che vuoi dire per non perderti nel video, pianificare un po' il proprio lavoro. E poi insomma uno sguardo alla qualità, quello ci vuole per essere proprio perfetti, qualità soprattutto del microfono, perché insomma sfido chiunque a voler sentire 10 minuti di video con un microfono che fa rumore, che gracchia, cioè, nessuno lo farebbe se non fosse obbligato. E che cosa direste a Me La Godo, che è un altro community channel molto famoso in Italia? Me La Godo è uno di quei canali appunto che è passato per un breve periodo anche sul nostro progetto dal punto di vista di condivisione video. Noi diciamo che ha uno stile unico ed è un ottimo canale di commentary, come direbbe il grande JK, sdroganti, solo che dal nostro punto di vista non rispecchia le produzioni di Machinima. Quindi non potremmo dare un video dal loro canale riguardante un gameplay sdrogheggiante, ecco. Però ha trovato una bella strada, diciamo, il vecchio JK, per appunto portare Me La Godo così in alto. Ok, adesso che cosa direste a Machinima, quindi in particolare le cose a cui voi puntate anche in Italia? Machinima ha alcuni... Sì. Pubblicare un po' meno cazzate. sì, alcuni aspetti cattivi. Io dico solo che miro la loro parte Machinima antica, diciamo antica, vale a dire degli scorsi 2-3 anni, ma quella nuova è particolarmente confusa, soprattutto dalla nascita di non proprie vere produzioni sponsorizzate, ma dei veri e propri sfruttamenti dei video altrui per
farci denaro. Molti sono gli, le, come si può dire, le rubriche, insomma, pubblicano decine. Le rubriche e comunque i video che loro pubblicano ogni giorno, anche se non sono tuttavia così eclatanti. No, cioè, rispetto a quello che pubblicavano qualche anno fa, assolutamente. No, non che siano terribili, però non è niente di nuovo. Alla fine pubblicano tantissimi video, ma alla fine è per guadagnarci. E anche se ricevono, metti ogni tanto qualche voto negativo, loro i soldi intascano lo stesso. Credo gliene importi più di tanto, quindi. Se continua così, almeno. Ok, adesso l'ultima domanda che vi facciamo. Che cosa vorreste dire ai vostri utenti, tutti quelli che vi seguono e che vi supportano? Vabbè, intanto senza dubbio, un bel grazie, sì. Subito. Mi sembra più che legittimo. E devono essere... Siamo lì, devono essere loro. Per merito loro. Sì, sì. Sono stati loro a formarci, a darci la voglia e soprattutto lo sprint per proseguire. A noi ci piacerebbe tornare sulla strada senza dubbio dei Machinima. Abbiamo visto che i nostri utenti vogliono più varietà, ma saranno comunque sempre loro a dirci cosa dovremo fare e come dovremo andare avanti. E quindi a loro sempre che volge il grazie per averci formato e per averci fatto formare tramite video. Vabbè, votate e commentate i nostri video, lo fate già. Ok, siamo giunti alla fine di questa grandiosa intervista. Io vi ringrazio con tutto il cuore per averci dato questa possibilità. E grazie a voi, ragazzi. Sì, sì. Spero che queste... seguiteli. Spero che queste domande. Sì. Spero che queste domande siano piaciute a voi, vi abbiano un po', diciamo, messo alla prova, siano piaciute agli utenti. E quindi vi invito ad iscrivervi a Videogiochi Italia, mettere mi piace ai loro video, andare su Facebook, su tutti i social network che ci circondano, e spero che ci saranno altre occasioni per fare video con loro, perché ci hanno veramente dato una grossa mano con questa intervista, e vi ringrazio veramente con tutto il cuore. Grazie a voi, ragazzi. Grazie a voi. Ci vediamo, saluti a tutti. Sì, sì. Ciao ciao.